Quest'altra sequenza riguarda lo sviluppo delle mani, quindi rimando un po' al capitolo di Montessori dell'intelligenza e la mano, e evidenzia l'importanza e il valore dell'esperienza di scegliere, esplorare ed osservare, e penso che le immagini non abbiano bisogno di ulteriori commenti. In questa quarta sequenza possiamo vedere i tentativi, forse qualcuno di voi sobbalzerà, però sono i tentativi di mangiare da sola a tavola, e c'è molto più gusto di fare da sé. E questo è un periodo transitorio necessario prima di passare ai tentativi misti mano più cucchiaino. No? Ecco, questo è una sequenza che abbiamo fatto ultimamente, quindi in pieno tempo di Covid, quindi si capisce perché il gruppo è così piccolino e l'educatrice ovviamente ha la mascherina e i bambini non mettono il parmigiano da soli come sono abituati a fare. A 22 mesi mangiare insieme, attenti ai sapori e liberi di scegliere la quantità. Se qualcuno di voi si sorprende di questo silenzio, posso dire che scaturisce naturalmente, intanto dalla quiete che crea l'educatrice, che non interferisce continuamente nei confronti dei bambini, ma questo silenzio scaturisce dalla concentrazione e dall'attenzione che i bambini hanno a quello che stanno assaporando. Ringrazio tutti voi per l'attenzione. Buongiorno.